Buongiorno, oggi è l'11 marzo del 2017, è iniziato qui alla Casa di Cura Villa Fulvia il terzo corso di medicina manuale che è stato fortemente voluto dalla Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. Come sapete, la medicina manuale è una disciplina che sta sempre più diventando fondamentale per il lavoro del fisiatra. E il successo di pubblico che questo corso sta avendo durante questi 3 anni e ha avuto durante questi 3 anni dimostra come l'argomento è particolarmente amato da parte dei fisiatri italiani. Do la parola ora al coordinatore Carlo Mariconda che ci parlerà della strutturazione del corso. Prego, Carlo. Grazie, grazie professor Foti. Dunque, il corso si articola su tre livelli, un livello base, un livello avanzato e un terzo livello, diciamo, che rappresenta un po' un aggiornamento per coloro i quali hanno già seguito corsi in precedenza di medicina manuale. I corsi si svolgono su 4 moduli didattici. Uno al mese, quindi uno ogni 4 settimane, quest'anno saranno appunto marzo, aprile, maggio e giugno 2017. Come tu accennavi in precedenza, abbiamo avuto una grossa risposta, una grande partecipazione, si sono iscritti oltre 100 allievi ai tre livelli e ovviamente questo ci gratifica in qualche modo. Ripaga gli sforzi organizzativi che, come puoi immaginare, sono stati davvero importanti. Bene. Bene, adesso darei la parola a Guido Brugnoni, che è la medicina manuale in Italia, che nonostante la sua giovane età riesce ad avere un'esperienza straordinaria. Quindi Guido, che cosa ci puoi dire di questo? Devo dire che anch'io sono rimasto colpito da questo successo inaspettato anche. Idea di di proporre questa disciplina, soprattutto nella scuola di specialità, era già stata un po' ideata parecchi anni fa, poi in realtà per vari problemi non è stato potuto realizzare e quindi finalmente abbiamo cominciato, da quando abbiamo cominciato, ero io, allora ero coordinatore, poi mi ha succeduto, anzi a questo punto voglio veramente complimentarmi col dottor Mariconda perché ha saputo addirittura duplicare i primi già tanti 60 partecipanti. E questo è un po' per me molto importante perché io tutta la vita che lotto per far diventare in Italia questa disciplina una cosa seria, una cosa scientifica e per insegnarla. Io ho insegnato tanti anni prima e quindi direi che questo è un po' il coronamento. Adesso mi avvio verso un'epoca in cui dovrò stare più tranquillo, ma comunque devo dire che tanti anni io mi sono prodigato per questa cosa e finalmente ho avuto un premio. Questo è veramente un Bene. premio per me. Bene. Io voglio anche ricordare che proprio sullo spunto di questo corso che la Sinfer ha promosso già da 3 anni, avverrà a novembre di quest'anno un corso di medicina manuale presso la scuola di Siracusa, cioè l'European School of Mediterranean School di Heimring a Siracusa, che vedrà fisiatri e specializzandi in fisiatria che verranno da tutte le parti d'Europa. Quindi anche quello è un appuntamento per chi conosce l'inglese dei nostri soci che può essere interessante in una città meravigliosa quale quella appunto di Siracusa. Grazie a tutti, una buona giornata e spero di vedervi presto. Buongiorno.